Il problema è proprio la... la... come si chiamano? Le marce che saltano. Dal meccanico, quindi abbiamo rimesso i nuovi, cioè i vecchi, quelli originali, i locking hub, i mozzi, quelli originali, così ho rimesso le platform, le plafoniere, e qua abbiamo il nostro chirurgo che adesso smonta le ridotte, la placca delle ridotte. E da lì vediamo come andremo a finire. Ho appena smontato questo per far uscire l'olio e c'erano tutto il metallo dentro, quindi chissà che non sia probabile che ci siano i gear da sostituire, perché c'erano tutti i pezzi di metallo dentro. Adesso l'abbiamo richiuso, comunque vediamo. E che ripresa fantastica. The Polish expression. Curva. Curva e curva is the Polish expression. It's a must. Też to przez kurwy syn. Co? Mówię, że wyjebało ketchup z reduktora. Ketchup? No. Tolta la prima parte. Ok. No fa fanculo. No, no? Oh, ok, ok. Perfetto. Qui per vedere se va bisogna per forza smontare. E lì abbiamo, c'è da smontare ancora tutto il pezzo qua, per vedere i due gear se sono spanati. Sai, qui procedono i lavori dello smantellamento delle ridotte. La copertura. Z przekładem tam sobie le kombinerki, a jak nie to... Tego też za mało, kurwa. Proste kreszcze. Tu masz proste. Tylko, że tu się nie ruszało za bardzo. Może skreszcze są zapisane. Aby tego nie ściągnę. Jeszcze na twarz się pokręcę to zrobię. Mettere le coperture per il fango eviterebbe di tirare su tutta questa rumenta che si attacca all'interno qua della... Cioè qua è tutto fango praticamente, capito? E,
E le coperture qua servirebbero proprio alla grande, insomma, per evitare che il fango si attacchi tutto qua sotto, sia da una parte che dall'altra. Il momento tanto atteso. Zostawał sam przód, sam tył zostawał. Tak, bo tu jak wyjebie, to nie idzie na... Dobra, już widzę. To wyjebywało przód. Ecco. Jest prawdę... Makarony. Makarony. Praticamente non so se riesci a vedere, ma visto come sono, alcuni sono modello banana praticamente. Cioè sono deviati, non sono più dritti, ma sono deviati. E per questo motivo che venivano shifting off. Si vede meglio in questa maniera. Ecco, in effetti alcuni sono anche più fini che non altri. Io la ridotta la marcia corta in realtà non l'avevo neanche mai usata, e usandola così abbiamo visto subito che c'era questo problema. Mettendo la marcia sotto stress, probabilmente andando in una strada normale nemmeno si sente, però appena mettendola sotto stress ecco che fa un salto. E questo è quanto. Visto come si vedono, sono, si vede che fanno un bending modello banana. Ja tu szukam, bo tu mają wszystko. Pokrywało ze 160, to jest wszystko nowe. O, kołysanka skrzyni rozdzielcza. A to prawdopodobnie wyjebał, bo jednak mi tymi dźwigniami na dziurę musiał szarpać. Bo to wyrzucało, wyrzucało coś musi gdzieś... Pod obciążeniem, rozumiesz? Wyrzucało i na pół zębów szło. Tak się dzieje z zębatkami, jak na pół zębów. Cięgło. Cięgło skrzyni biegów, komplet 80 zł. Nie no, to tyle, że nie chcę całej rewizji kupić. Bene. Difatti, quando avevo cambiato l'olio del gearbox, avevamo, ma già il primo cambio, avevamo trovato dei pezzettini di metallo, gli stessi che abbiamo trovato adesso. Praticamente, ecco quello che succede. Questo qua sono fatti per come dire, per usarli morbida, in una maniera morbida, ecco, ma non per fare un off-road, proprio perché in effetti il materiale rimane, non so se si vede, ma no, visto com'è? Infatti abbiamo trovato tutti dei fili di metallo. Quando si cambia l'olio si toglie questo dado e lì dentro a questo dado, in quel piccolo, no, all'interno del dado c'erano tutti questi pezzettini di metallo. Migliore. 452, né? Non so se si vede, ma sembrano un po' imbananati. Bo ten wałek się w sumie będzie kręcił, wału nie ma, także dekiel możemy tylko przestawić. Bo tej zębatki tam, ona to nic nie zrobi chyba, Karol. Ona jest tak, nie? Ona tak, czekaj, tak była, nie? Wodzikiem? Nie, tak, o. Ząbkami małymi do nas. No, No. no. No i to kółko jest też to, przez to wyskakiwało.
Niente, lì c'è praticamente poco da vedere perché il lavoro funziona quando c'è lo shifting delle ridotte e quindi così non è che abbia un grande effetto. Perco Lucia, amore mia. Dov'è Amore, amore mio. Oh. Abbiamo già ordinato il pezzo, purtroppo arriverà uno originale che sarà fatto dello stesso materiale, che apparentemente è un materiale un po' più morbido. Ed è questo che... Però, torno a ripetere, che quando avevo cambiato l'olio la prima volta, appunto nel cambiare l'olio, no? Nel tappino, c'erano già dei rimasugli di metallo. Ora non so se il pezzo era già stato usato o che cosa, a me sembra tutto abbastanza nuovo, però in ogni caso il risultato. Doing next, huh? Yeah. Sometimes he's just jumping off. That's it. Because it's. Because it's made like a banana. Yeah, from the butter. Of course, it's under pressure, is swifting off. Yeah, open up, and we can see inside that The they are. magnets, yeah. Yes, you see? These are the teeth. This is all the metal. Yeah, the teeth. Yeah, They which should be are straight. exactly. They should be Yeah, like so, I like know, I in the know. back, but Yeah, they are like banana, but you they know, are like shape. banana, and Because they are used, you know. Yeah, absolutely. Bene, praticamente devo lasciare la macchina perché oggi è venerdì, il pezzo arriva lunedì, quindi lascerò la macchina qua e aspettiamo che arrivi il pezzo. Ma che dobbiamo farci? Qua. Allora. Poi Marco, Ok, questo è il nuovo pezzo che è arrivato. nuovo. Dissi, questo è quello nuovo, che però non va bene perché ha un gioco incredibile all'interno. E Originale. quello lì è l'originale. Chiaro, chiaro, vedo la differenza. Eh sì. Sì. Is okay. Chiaro, il problema non è che viene. È chiaro che il problema non viene da solo. Se cambi questo, devi per forza cambiare anche questo qua. Perché se questo qua si è consumato, è chiaro che anche questo è riuscito non imbananato, però anche questo qua ha il suo piccolo problema e quindi deve essere cambiato sia uno che l'altro. Ma che devo fare? Io credo al mio dottore e quindi andiamo avanti.